Classifiche dopo il bel successo sul Frosinone, cerca altri tre punti in casa del Trapani. Dopo un buon momento, ha subito due sconfitte nelle ultime tre partite. Se vuole continuare a credere nell'impresa della salvezza, la squadra di Calori non può prescindere da un risultato positivo in casa e approccia bene la partita. Casasola pensa al cross, poi invece calcia col sinistro. Mikai riesce a respingere. La partita cambia al 21esimo, punizione di Nizzetto, sotto porta legittimo, segna il gol del vantaggio, segna il suo primo gol stagionale. Male l'uscita di Mikai, il più veloce a mettere il pallone in porta, il difensore del Trapani che apre così la partita. La partita a senso unico, il Trapani gioca in contropiede e al 28esimo raddoppia con Yan Lo in campo al posto di Citro, riceve l'assist di Coronado, stop e in diagonale batte Mikai. Trapani sul 2-0 dopo neanche mezz'ora di partita. Ancora la squadra di Calori al 38esimo, Casasola mette in mezzo, non ci arriva Coronado, ci arriva ancora Yan Lo che diventa l'uomo copertina di questa partita per il giocatore classe 95 originario del Gambia. È arrivato a gennaio dal Chievo, è il terzo gol in 8 partite con la maglia del Trapani, che è avanti per 3-0 al 38esimo. Dominata la partita con Barilla che va vicino al 4-0. Gran sinistro, Mikai vola ma non sarebbe potuto arrivare sulla conclusione. Prima di questa partita c'erano 20 punti di differenza in classifica fra Bari e Trapani, al provinciale che applaude i suoi, non se ne è accorto nessuno. Nel secondo tempo il canovaccio della gara non cambia, il Bari non riesce a reagire anche se prova a rendersi pericoloso con questo colpo di testa di Floro Flores, controllato facilmente da Pigliacelli, ma è ancora il Trapani ad essere pericoloso, sempre con Casasola, cross in mezzo per Coronado che colpisce di testa ma il pallone era uscito. Al 59esimo, negli spazi in contropiede, ancora Trapani, Coronado se la porta avanti di testa e poi batte Mikai. Sono 4, è 4-0 per la squadra di Calori che ha giocato forse la sua miglior partita dall'inizio di tutta la stagione. Annichilito il Bari di Colantuono, una delle formazioni più in forma di questo campionato. Si sveglia troppo tardi la squadra di Colantuono, qui pasticcia Pigliacelli e concede un calcio d'angolo a Brienza. Ci prova anche il capitano del Bari con l'assist per Floro Flores, fermato ancora da Pigliacelli. È sempre Floro Flores a cercare di rendersi pericoloso, qui l'assist per Brienza che calcia al volo, vorrebbe il calcio d'angolo, non lo avrà. Ancora Floro Flores cerca allora l'azione personale, palla dentro, chiuso all'ultimo da un difensore. Tre azioni consecutive del Bari che non fruttano però alcun pericolo, anzi va vicino al quinto gol Maracchi con questo destro a giro che finisce sul fondo. Poi ancora Maracchi in chiusura di partita ad impegnare Mikai con un sinistro velenoso. Ma finisce così, finisce 4-0. Il Bari si ferma di nuovo dopo aver battuto il Frosinone. Il Trapani torna alla vittoria ed è penultimo a 4 punti da una...